Un saluto da Giuseppe Ragazzino. Adesso facciamo una prova pratica del navigatore Mobile Maps 10 di Sidekick. Prova precedentemente iniziata ma interrotta per cause di forza maggiore. Purtroppo c'è stato un incidente davanti a noi, incidente lieve. Purtroppo appunto è successo, pertanto la prova era forse meglio ricominciarla per dare un tenore forse più ufficiale alla prova stessa. Mobile Maps 10, ultime mappe, ultima release di Sidekick. In questo caso abbiamo impostato come destinazione Porta Romana. Vi faccio giusto un riassunto su quanto si può vedere anche sull'altro video presente. Un attimo di pazienza che ci mettiamo sulla strada a scorrimento veloce a noi destinata. Ok, come vedete la posizione è stata aggiornata. Speriamo di riuscire a condurre fino al termine questa videoprova. L'aggiornamento è rapido. 400 metri, gira a destra. E le indicazioni stradali sono più che chiare. Le indicazioni stradali sono sempre pertinenti, sono quasi sempre pertinenti per mantenere la massima trasparenza e onestà possibile. In questo caso la prossima svolta è a destra, ci viene indicata la distanza 100 metri da percorrere, ci dice che nella nostra destinazione, che è Porta Romana, arriveremo alle 15:50, abbiamo 4 km da percorrere. In questo caso il segnale è più che buono, come vedete. C'è un 4 km orari che deve essere un problema probabilmente dovuto a una scarsa acquisizione del segnale AGPS o quantomeno un errato calcolo delle effemeridi del navigatore, poiché siamo fermi. In questo momento abbiamo ricominciato a muoversi e la velocità viene modificata di conseguenza. È come se ci fosse Gira a destra. un piccolo rumore di fondo sull'hardware GPS, in questo caso installato su Samsung Omnia HD. Come potete vedere, adesso siamo nuovamente fermi e viene sempre notificata un 2 km orari come velocità del veicolo. Questo rumore di fondo sul segnale GPS viene purtroppo mantenuto. Errore quantomeno lieve, data comunque la bontà dell'acquisizione del segnale stesso, tuttavia è da segnalare questa piccola incongruenza. Deve essere arrivato un SMS, un MMS sul telefono nel mentre di questa videoprova. Ecco, il bello della diretta, come si diceva prima, è questo: può succedere un po' di tutto. Come prima è successo un incidente, adesso è arrivato un messaggio. Speriamo non ci sia un'escalation di sfiga. Come vedete l'indicatore avanzato di corsia viene evidenziato anche in questo caso, in basso sulla sinistra ci consiglia l'utilizzo della corsia centrale o della corsia di destra, poiché sono le uniche che permettono la continuazione della marcia
nella direzione migliore per poter essere velocemente raggiunta, in questo caso in Porto Romano. Dopo 200 metri, vai dritto. Vai dritto. Tieni la sinistra, poi immediatamente gira a sinistra. Adesso proveremo a sbagliare strada per vedere la velocità del ricalcolo. Andiamo a destra anziché a sinistra. Tieni la sinistra, poi immediatamente gira a sinistra. Come vedete, la nostra svolta l'ha percepita. Tieni la sinistra. E il percorso viene ricalcolato in maniera tempestiva. Sbagliamo, quindi gira a destra, poi gira a destra. Come vedete, continua il ricalcolo, noi perseveriamo nell'errore nel seguire il percorso e il telefono aggiusta di conseguenza la nostra posizione e il percorso da seguire per raggiungere la nostra destinazione. Un saluto da Giuseppe Ragozzino.